Prima Elettro è una società del gruppo Prima Industrie, quello che voi avete visto presentato sia come video, è stata veramente una prima immagine, ma il video iniziava presentando la divisione Prima Power del gruppo Prima Industrie. Il gruppo Prima Industrie, per fare un po' di chiarezza anche comunicativa verso l'esterno, ha introdotto ormai già 4-5 anni fa, mi pare, una divisione tra la Prima Power Division e la Prima Electro Division, dove la Prima Power è quella che avete conosciuto, è la divisione che fa ormai da 40 anni macchine di varie tecnologie, utilizzando varie tecnologie per lavorare la lamiera. La Prima Electro anch'essa è nata un anno dopo, nel 78, specializzandosi fin da subito nelle componenti strategiche e di alta tecnologia che sono contenute nelle macchine, all'inizio solo di Prima Industrie, ma poi creandosi un proprio mercato indipendente sia per la parte di elettronica che per la parte di sorgenti laser. Lo vedete, il payoff della divisione Prima Electro è proprio quello, Electronics and Laser Technologies. Se voi pensate a come è fatta una macchina di additive manufacturing, gli elementi caratterizzanti praticamente di tutte le macchine sono la sorgente laser, la polvere che sia depositata o che sia spalmata tra le pezze, ma per sintetizzarla bisogna partire da una sorgente laser, e per muovere gli assi, controllare il processo e far sì che il pezzo venga come deve essere fatto, insomma, la componente di elettronica è altrettanto importante. Quindi Prima Electro, trainata ovviamente nella sua strategia dalla capogruppo Prima Industrie, ha capito che il settore del manufacturing può essere un settore di crescita e probabilmente potrebbe diventare anche di suo una nuova linea di business separata per la Prima Electro. Di nuovo, non è necessario lavorare solo per la parte macchine di Prima Industrie, ma si può anche trovare terreno molto fertile. Considerate che oggi tutti i produttori di macchine più famosi, dalla EOS alla Concept Laser, alla Arkham e quant'altro, tutti partono da sorgenti laser non proprietarie. L'unica che è entrata sul mercato con una forte verticalizzazione è i nostri amici di Trumpf, che chiaramente loro hanno tutto quello che serve. La Prima Electro sta investendo molto in nelle sue linee tradizionali sul fronte laser, fotonica, al punto tale da avviare in collaborazione prima col Poli e poi in modo indipendente dei laboratori di ricerca. È stata da un paio d'anni avviata addirittura una Diode Fab, in Europa si contano sulla punta delle dita le Diode Fab, quindi per la produzione dei diodi che equipaggiano i laser. Quindi insomma, il gruppo Prima Industrie si vuole continuare a caratterizzare per una fortissima verticalizzazione della propria offerta tecnologica. In tutto questo Prima Electro è una società di innovazione, una società di competenze dove il ruolo delle persone è chiave, e quindi abbiamo noi colto forse più in fretta rispetto a Prima Industrie, abbiamo avuto meno resistenze rispetto a quelle che citava il dottor Gallea, la possibilità di attrarre e far partire un talent program, chiamiamolo così, per far entrare in azienda dei talenti. Quindi noi tra l'altro saremo, metto già le mani avanti, sicuramente sponsor di anche future edizioni di master su queste tematiche. Bon, direi che con questo vi ho un po' introdotto.